come inserire l'audio del computer in OBS Studio col Mac. Eh sì, amici del Mac, perché con il Mac è un pochino più complicata questa procedura rispetto a Windows. Se mi conoscete sapete che vi prendo per mano e vi spiego tutto, non vi preoccupate. Vi faccio vedere quella che è una lezione estrapolata dal mio corso completo su OBS Studio. Trovate il link al corso completo nella descrizione, ma vi dico anche che mi fa piacere ogni tanto estrapolare qualche lezione dal corso e metterla a disposizione sul canale per una serie di motivi. Motivo numero uno, credo fortemente nella gratuità dei contenuti. E allora, se volete proprio diventare dei ninja pazzeschi, pazzesche di OBS Studio e avere anche quelle cose che magari interessano soltanto a poche persone, quelle che davvero vogliono fare il salto di qualità, c'è il corso, lo trovate nella descrizione. Diversamente, per tutti gli altri, credo che sia importante mettere a disposizione quelle lezioni che possono risolvere un problema magari a tante persone. Perché io non penso che i contenuti vadano tenuti sotto chiave, penso che vadano diffusi il più possibile. E allora vi metto a disposizione questa lezione che magari risolverà ad alcuni e ad alcune alcuni grattacapi, ma vi dico anche che l'acquisto di questo Mac è proprio una conseguenza del corso di OBS Studio. Se vi ricordate, avevo detto ai primi 15 acquisti compro un Mac, investo tutto nel Mac. Perché? Perché mi sembra giusto dare la possibilità a chi acquista il corso di poter seguire anche delle lezioni specifiche su questa piattaforma. Ma voglio fare in modo anche per tutti gli altri e tutte le altre che sono iscritti e iscritte al canale di poter seguire alcuni tutorial specifici laddove ci sono delle differenze rispetto a Windows. E questa dell'audio in OBS Studio è proprio una di quelle. Quindi, avete capito qual è il concetto? Avete capito qual è il motivo? Cercherò di rendere disponibili alcune, naturalmente non tutte, lezioni qui sul canale. Questa è una di quelle. E allora io non ho altro da dirvi che se volete il corso completo lo trovate su ciraulo.me. Per tutti gli altri e per tutte le altre, buona visione. Attenzione amici del Mac, perché per voi la gestione dell'audio del desktop con OBS Studio potrebbe essere un pochino più complicata. Cioè, come facciamo a far sentire l'audio del computer dentro OBS Studio? Non vi preoccupate, perché per quanto richiede un passaggio in più rispetto a chi ha Windows, è comunque molto molto semplice. Facciamo una prova. Abbiamo qui una canzone che facciamo andare. E riusciamo tranquillamente a sentirla. Se andiamo in OBS Studio e andiamo in impostazioni audio, vedete che come audio del desktop io non ho la possibilità di selezionare nulla, cioè non riesco a intercettare l'audio del desktop. Clicchiamo su OK, vediamo che il microfono funziona e non sappiamo come risolvere il problema dell'audio. Che cosa facciamo allora? Andiamo a scaricare dei cavi audio virtuali, cioè uno strumento che ci permette di prendere il suono da un software e portarlo in un altro, un po' come se fossero dei cavetti col jack che noi andiamo a mettere da una parte e dall'altra. Quelli che vi suggerisco di usare sono i VB Audio Cables, che sono anche quelli che utilizzo io, disponibili sia per Windows che per Mac. Eventualmente le alternative sono Black Hole oppure Soundflower. Io mi trovo bene con i Virtual Audio Cable. Li scaricate, li installate e una volta fatta questa cosa avrete tra le vostre possibili, tra i vostri possibili device audio, anche proprio loro, i Virtual Audio Cable. Che cosa dovete fare quindi? Li selezionate come dispositivo audio, come se fossero delle casse da cui volete ascoltare, ok? Io in questo caso posso utilizzare le casse del Mac. Posso utilizzare le casse da cui sentite anche voi questa registrazione, oppure scelgo i Virtual Audio Cable. Benissimo, noteremo adesso che se io vado a far partire la musica, non si sente più nulla, ok? Non sento più niente. Questa cosa è molto importante perché ci deve far ricordare che ogni volta che poi abbiamo finito con OBS Studio, ci dobbiamo andare a riselezionare gli altoparlanti che desideriamo, quindi dobbiamo togliere Virtual Audio Cable. Che cosa facciamo adesso? Torniamo nelle impostazioni di
del nostro OBS Studio. Torniamo in audio e andiamo a sceglierci un microfono numero 2. Lo selezioniamo e andiamo a selezionare Virtual Audio Cable. Per sicurezza, nel microfono principale andiamo a scegliere proprio quello del Mac o quello che desideriamo usare, insomma, e in questa maniera siamo sicuri e sicure di non sbagliarci. Quindi avremo microfono ausiliario, quello del Mac, microfono 2, Virtual Audio Cable. Non so se iniziate a capire. Io in poche parole gli sto dicendo: prendimi l'audio del Mac, qualsiasi cosa sia, YouTube, musica, mia nonna in carriola, qualsiasi cosa, me lo prendi, me lo mandi verso questo cavo audio virtuale, VB Cable, e quel cavo audio virtuale lo vai a intercettare come microfono dentro OBS Studio. Vediamo se è vero. Premiamo play e come per magia la musica si sente dentro OBS Studio. Andiamo a diminuire un pochino il volume in modo che sia una musica un po' di sottofondo in questa maniera, ma abbiamo ancora un problema. Adesso la stiamo prendendo dentro OBS Studio, ma non sentiamo niente. Come facciamo a fare in modo di ascoltare noi la musica? Lo facciamo andando in impostazioni, interrompiamolo un attimo. Impostazioni, e quindi audio, e quindi dispositivo di monitoraggio. Andiamo a selezionare come dispositivo di monitoraggio non più i cavi audio virtuali, che sono quelli che abbiamo impostato qua, ma bensì le casse, o meglio ancora, mi raccomando, le cuffie, da cui vogliamo riascoltare l'audio del desktop. In questo caso scelgo il dispositivo da cui poi posso farlo sentire anche a voi. Clicco su OK e ora non solo mi aspetto di vedere la musica qui dentro, ma mi aspetto anche di sentirla. Proviamo? Proviamo. E non la stiamo sentendo. Perché mai non la sentiamo? Questo è corretto. Vediamo se nel mio computer ho impostato le cose correttamente, ma mi sembra di sì. Facciamo un'altra prova. Proviamo a sentirlo dalle casse del Mac. Sembrerebbe non funzionare il monitoraggio. Sapete cosa proviamo a fare? Proviamo a spegnere OBS e a riavviarlo. Usciamo. OBS è chiuso. Riapriamolo. Vediamo un po' se adesso funziona. Che sciocco! Che sciocco! Ho dimenticato di mandare questa fonte audio verso il dispositivo di monitoraggio. Mannaggia! Guardate. Quindi, ora gli stiamo dicendo fammelo ascoltare dalle casse, meglio dalle cuffie, ricordatevi, perché così non avete ritorno nel microfono. Ma gli devo ancora dire proprietà audio avanzate, quindi clicco sulla rotellina, proprietà audio avanzate, e gli devo dire mandami il monitoraggio di questo dispositivo e invialo all'uscita. Monitora audio e invia all'uscita, quindi fammelo riascoltare. E fammelo riascoltare dal dispositivo di monitoraggio che io ho scelto. Chiudiamo. E questa volta non ci frega. Alziamo il volume. Eccolo qua. Adesso non solo stiamo registrando questo audio dentro OBS Studio, ma lo stiamo anche riascoltando. Quindi ricapitoliamo, mandiamo l'audio del desktop verso i cavi audio virtuali, andiamo a intercettare i cavi audio virtuali selezionandoli come microfono, mi raccomando, non come dispositivo audio,
andiamo a selezionare un dispositivo di monitoraggio dal quale riascoltare quello che introduciamo in OBS Studio, perché altrimenti non lo sentiremmo, perché i Virtual Audio Cable non permettono di sentirci, ma semplicemente di mandare verso quel dispositivo di input. E poi non fate come questo principiante che avete di fronte, ma andate ad attivare il monitoraggio. Monitora l'audio e invia all'uscita. Naturalmente questa cosa funziona per qualsiasi cosa. La musica, YouTube, Skype, Zoom, qualsiasi cosa voi ascoltiate con il computer e con questo dispositivo. È un pochino leggermente più complesso che una gestione immediata come Windows, però come vedete non è troppo difficile da mettere in pratica. E questo è quanto, spero che abbiate apprezzato questa lezione gratuita messavi a disposizione, e per averla ricevuta dovete ringraziare proprio quelli che si sono iscritti e iscritte al corso completo. Se volete approfondire OBS Studio nel dettaglio e diventare veramente, veramente bravi, vi rimando al corso completo, vi ricordo che è linkato nella descrizione, e vi dico anche per terminare che ho citato all'interno del video i cavi audio virtuali. Vi metto un video pubblico sui cavi audio virtuali se volete approfondire la faccenda, e nel corso, insomma, li spiego anche all'interno del corso per i dettagli. Trovate tutto linkato nella descrizione. Comunque, vi ricordo che il punto di riferimento è il sito ciraulo.me, dove trovate tutte le informazioni. Io vi ringrazio, vi mando un abbraccio e a presto.